Salve a tutti, sono Occhio di Pura Fibra Italiana e in questo video rievochiamo un po' il passato, perché dopo tutto è il 2 gennaio, quindi teoricamente uno si aspetta nuovo anno, nuovi video. Sì, sicuramente, però tema dei video cose vecchie. In questo momento colgo l'occasione per farvi gli auguri e di augurarvi un felice anno nuovo a tutti voi che mi seguite. Grazie mille amici miei. La seconda cosa che vi ricordo è che se andate nello shop e cliccate su supporta un creatore dovete inserire il codice OctiPFI e poi cliccare su accetta. E soprattutto di non credere a quegli youtuber furbetti che vi dicono che se inserite il loro codice verrete estratti per un contest, perché vi ricordo che noi possiamo sapere quanta gente ci supporta ma non chi ci supporta. Quindi non credete a quegli youtuber che sono solo ingannevoli. Detto ciò, andiamo subito al tema del video di oggi. Infatti io gioco dalla stagione 1 a Fortnite, molti di voi lo sanno, molti di voi non lo sanno, però c'è da dire che il gioco è cambiato moltissimo da tempo prima ad adesso. Ma come? Non c'è modo migliore di scoprirlo se non di andare a vedere un video di consigli del passato e vedere se effettivamente vale la pena un video del genere anche al giorno d'oggi, oppure se in realtà tutte le cose dette erano completamente inutili. Proprio per questo mi trovo nel video di Shikokujin, il video fatto il 18 dicembre del 2017 con ben 687.000 visual, quindi comunque un video ben visto, molto visto, probabilmente tanti di voi l'hanno visto, i 9 errori più comuni dei nuovi giocatori di Fortnite. Ecco, questo video qua chiaramente è stato fatto tempo fa e a giudicare dalle visuali è un video che è andato molto bene, anche dai like è andato molto bene. Significa che non è un video di consigli inutili che nessuno avrebbe ascoltato, ma andiamo a vederli e a cercare di capire se questi consigli avrebbero senso al giorno d'oggi oppure no. Era meglio la vecchia intro, scrivetemi il vostro parere, ma secondo me la vecchia intro di Shikokujin era mille volte meglio. Non sentiamo il primo errore. Non costruiscono le strutture nella maniera corretta. Come si costruiscono? Direttamente. Molti giocatori che come me. Ragazzi, nella stagione 1 costruire era qualcosa di rarissimo. Cioè, non trovavi la gente che costruiva. Sentiamo il consiglio. Vengono da altri Battle Royale. Non si abitueranno facilmente a costruire le strutture. È vero, proprio perché una delle innovazioni di Fortnite Battle Royale e Battle Royale era proprio il fatto che potevi costruire, ma tutti quelli che venivano da giochi come Call of Duty, tipo me, o da H1Z1 come me, come Luca di Shikokujin, cioè ci siamo trovati veramente spiazzati, ma più che altro eravamo disabituati. Dato che sono una novità introdotta proprio da Fortnite, però bisogna darci dentro e imparare a costruire più velocemente possibile e nel migliore dei modi. Più velocemente costruirete nei momenti di difficoltà e sotto pressione e più battaglie vincerete. È tutto. Guardate come si sparava col pompa da lontanissimo. Più velocemente possibile, costruitevi un bel muro attorno e così guadagnate un po' di tempo. Ma ricordatevi che mentre le strutture guardate che lento che è questo tipo a costruire. Il secondo errore che portiamo in questa lista consiste nell'atterrare lentamente e nel prendersi il tempo necessario per cercare le armi migliori. Capito? Non dovete atterrare lentamente, dovete atterrare molto veloci. Mentre noi cerchiamo un'arma degna del suo nome, il nostro avversario potrà ucciderci con la prima pistolina che trova per terra. Quindi il nostro compito sarà quello di atterrare il più velocemente possibile, entrare nel tetto di un edificio e farlo passare tutto da cima a fondo. Il consiglio è quindi di non buttarvi su una cassa o buttarvi tranquillamente, ma è di buttarvi subito su un'arma, cosa che ormai penso facciano bene o male tutti. Quindi primo consiglio, costruire. No, ma va, ma davvero? Secondo consiglio, buttarvi sulle armi. Oh, ma ragazzi, guardate che al tempo la gente non le faceva ste cose, cioè era proprio fuori da ogni cosa. Se vedete un'arma per terra, senza le munizioni di fianco, state attenti, perché c'è il barbatrucco. C'è il barbatrucco. Vuol dire che un avversario è passato da quelle parti. Capito, se trovate un'arma senza munizioni, vuol dire che un nemico è da quelle parti. Il terzo errore che moltissimi fanno è quello di atterrare nelle città principali convinti di poter fare stragi su stragi. Eh no, invece questo è una cosa che va fatta. Il fatto che la città sia indicata con una scritta non la rende un posto migliore di un paio di casette piene di chest d'oro. Beh, in realtà sì. Ovviamente nelle città ci sono più risorse che nei posti sperduti. Ma così come voi volete prenderle quelle risorse, anche i vostri nemici vogliono farlo. Ma se tutti fanno questo ragionamento, nessuno si butta più nelle città. Mortali già all'inizio della partita. E soprattutto, come detto prima, dovrete essere molto veloci. Invece, solitamente, se atterrate in posti più tranquilli, potrete prendervi tranquillamente il vostro tempo per cercare tutto
tutte le armi che vi servono. Il quarto errore che commettono in moltissimi è quello di non dare importanza ai suoni di questo gioco. No, io infatti sono uno di quelli e gioco senza cuffie. Attacco le cuffie. Ma tu sei un po' pazzo. Se giocate, cioè, si sa che Fra è un po' pazzo. Che circonda, saprete sempre cosa sta succedendo intorno a voi. Ma ti dirò che non è vero, con sti aerei non si capisce più niente, ti dirò la verità. Inizio immediato della partita. La vecchia mitraglietta, quanto mi manca, raga, quanto mi manca. Il fatto che, dato che su Fortnite si possono costruire e distruggere oggetti, ogni volta che lo facciamo, i nostri nemici sentono il loro rumore. No! Dobbiamo stare attenti davvero a distruggere muri, alberi, macchine, perché non solo verremo sentiti da lontano, ma noi non sentiremmo più i passi dei nostri nemici. Il quinto errore, ragazzi, la mappa di Fortnite, la mappa di Fortnite, la vecchia mappa. Cioè, essere troppo aggressivi. Ovviamente siete voi che dovete... Essere troppo aggressivi è un problema! Ma che cavolo! Decidere il vostro tipo di gioco, noi non vi diciamo nulla. Però, a mio parere, bisognerebbe iniziare solamente battaglie che si ha quasi la certezza di vincere. Insomma, sparare due contro un avversario che avrà il tempo di fare una fortezza, curarsi, essere in una posizione questo di vantaggio... Questo è vero! Questo è vero. Spararci, ucciderci. Ragazzi, ve lo ricordate il pompa del nonno bianco? Se invece noi il pompa del nonno bianco. Ci avviciniamo. O quello tattico viola. Niente che ci circonda per nasconderci. Stiamo con uno di vita questo tipo. Che eroe. Ucciderlo e vincere la battaglia con meno fatica e utilizzando meno munizioni. E vi ricordo che quando vediamo i giocatori super bravi che uccidono ogni nemico, ma perché si cura qua? Poteva curarsi vicino a quel coso che fanno. Ma la maggior parte delle volte ingaggiano solo nel momento in cui hanno la certezza di vincere. Ragazzi, consiglio, dovete uccidere solo quelli che siete sicuri di uccidere. Quindi se non siete sicuri al 100%. Ah no, sta uccidendo il suo compagno di squadra che sono io. Il sesto errore consiste nel lasciare un evidente percorso del proprio passaggio. Ad ma esempio, che errore è? Costruite buchi negli edifici, armi lasciate per terra. Quando ma scusa un attimo, aperti, buchi negli edifici, ma cosa fai? Ma ricostruisci la casa? Cioè tipo, cioè la casa tutta intera, poi tu fai un buco per entrare e siccome non devi lasciare traccia del tuo passaggio, devi ricostruirla, tipo c'è tutta la casa uniforme e poi c'è un pezzo di metallo messo lì. Ok, vabbè. Andiamo avanti. Il nemico è semplice. È così come lo è per noi. Ma guarda, ma che cosa era? Cos'era? La vostra scia e sorprenderci là dietro. Per tenere d'occhio sempre dietro di voi, senza dover rallentare la vostra corsa, vi consiglio di saltare mentre correte e girarvi. Oh, consiglio, saltate mentre correte. Lo fanno tutti ormai, tutti. Se a terra orientati nella stessa direzione in cui siete saltati, è malsano, lo so, ma fidatevi, è più facile farlo che dirlo. Non rallenterete e potrete guardare dietro tranquillamente. Il settimo errore non è comune come gli altri e colpisce soprattutto chi, come me, ha giocato ad un altro battle royale. È vero. Fortnite. E consiste nel non utilizzare quasi mai gli esplosivi. No, poco, poco. Uno, gli esplosivi erano situazionali. È vero, questo è vero. Pochissimo. Ma dobbiamo ricordare. Ma cosa fa sto tipo? La differenza tra Fortnite e H1Z1. Ossia, le strutture. Gli esplosivi, infatti, possono essere veramente utili contro le strutture, sia per distruggerle che per usarle come trappole stesse. Ragazzi, allora, effettivamente, una volta usare gli esplosivi non era una cosa così forte come lo è adesso su Fortnite, proprio perché il tipo di gameplay era diverso. Perché tempo fa su Fortnite il tipo di gameplay era: noi ci costruiamo questo mega fortino su una isola, su una montagna. Voi vi costruite il vostro mega fortino sull'altra montagna. Tipo, guardate questi. Vedete? Cioè, le battaglie erano così, eh. Ci si sparava coi razzi e coi cecchini da una struttura all'altra. Questo era Fortnite agli inizi. Le stesse in cui lanciarci dentro. E usare gli esplosivi non era visto come al giorno d'oggi, che tu pushi uno col lanciarazzi e gli fai un sacco di danno e poi lo finisci col pompa. Non esistevano ste robe. Contro gli esplosivi e uccidere gli avversari. Tipo una bella struttura a cono, gli lanci dentro una granata. Bam! E uno dei consigli, appunto, cioè uno dei consigli finali è di usare gli esplosivi, eh. Ma prima vi ricordo che se siete arrivati a questo punto non avete ancora... Quindi, l'ultimo errore consiste l'ultimo errore avere è un'eccessiva paura della tempesta. Ok. È avere troppa paura della tempesta. Non vi dico di stare ore nella tempesta senza problemi. Però cosa? I danni che subiamo non sono così eccessivi da obbligarci a lasciare tutte le risorse indietro e correre all'impazzata. E questa strategia ci può permettere di sorprendere i nostri nemici da dietro, dato che non si immaginano di essere... Insomma. Che siamo dentro la tempesta. Ricordatevi però di fare questo ragionamento quando avete delle cure, altrimenti partirete già svantaggiati in un eventuale scontro. E mi raccomando, evitate di entrare nella tempesta verso la fine della partita. Fa più danni e sarete dei bersagli facili per i vostri nemici.
E lui si fa il medkit dentro, ragazzi, la tempesta, perché è furbo. Allora, ragazzi, come vi è sembrato questo video consigli? Vi è sembrato utile, no? Perché veramente di tutti questi 9 consigli ai 9 errori più comuni, veramente 0 sono quelli che si possono applicare al giorno d'oggi. E alcuni sono proprio infattibili, tipo quello non lasciate traccia del vostro percorso perché potrebbero seguirvi. Ma che cavolo? Vabbè, una volta era così, cioè il gameplay era quello, adesso anzi, cioè vabbè. Anche se dici, oh, di cui è passato qualcuno, e allora? Cioè, che poi c'è gente che lo guarda nella season 7, likes che chi lo guarda nella season 7. Poi arriva gente, una settimana fa, grandissimo Diego Arrigo 10, che scrive: sono tutti giusti tranne quello di non essere troppo aggressivo. Sì, ma se guardi un video di un anno e passa fa, ma come fai a dire una cosa del genere? È un video che non è più applicabile, cioè è troppo vecchio. Cioè questi sono consigli per chi non ha mai visto Fortnite in vita sua, della serie proprio, cioè non che magari lo conoscono e decidono di giocare da adesso in poi. No, 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 proprio da gente che non sa neanche come sia fatto Fortnite. Sono consigli del genere. Poi guardate quante cose sono cambiate. Qua non c'è più lo scudo, il più, e qua non c'è il teschio delle kilo, oh, il teschio. Bah, fatemi sapere voi qual è stato il consiglio più utile secondo voi. Secondo me è quello del non lasciare traccia se facciamo un buco nella casa, ma di riempirlo indietro. È stato proprio il consiglio più... lo farò sempre d'ora in poi. Grazie.